Ai nastri di partenza la nuova stagione dell'Iwork Faenza. Nella cornice dei Salesiani la squadra femminile si è ufficialmente presentata per affrontare la seconda stagione consecutiva nella massima serie del campionato di pallacanestro. Domenica, sotto la guida di Simona Ballardini, la squadra scenderà in campo a Cagliari contro Venezia. L'appuntamento per i tifosi per assistere al debutto stagionale è al Macrelli. La prima partita in casa al Pala Bubani invece sarà sabato 8 ottobre, terza giornata di campionato. Un campionato che quest'anno l'Iwork punta a concludere, conservando la permanenza nella categoria senza dover affrontare troppi rischi, ma con un occhio sempre attento verso le posizioni di classifica che contano. Gli obiettivi ci auguriamo possano essere quelli di fare un passettino in avanti rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ci siamo salvati e quello era il nostro obiettivo primario, l'abbiamo ottenuto tramite i play-out. Quest'anno sarebbe bellissimo se riuscissimo a fare quel salto in più, che vorrebbe dire salvarci direttamente oppure accedere al play-off, insomma, perché per noi vorrebbe dire quasi aver vinto lo scudetto, visto le corazzate che ci sono al di sopra. Insomma. L'anno scorso l'impatto con la Serie A fu abbastanza difficoltoso, quest'anno però c'è l'esperienza di un anno in più. L'anno scorso è chiaro, era il primo anno di A1, non sapevamo bene quale potesse essere l'impatto, peraltro appunto abbiamo avuto anche una serie di problemi, infortuni, però diciamo che abbiamo adeguato, assestato la squadra in corso d'opera, anche con il cambio d'allenatore, una cosa, però alla fine siamo arrivati a chiudere la stagione come volevamo. Insomma, quindi. Con l'arrivo nella massima serie avevate annunciato anche una sorta di ristrutturazione societaria, a che punto siamo? Ma direi che siamo a buon punto e sono molto contento quest'anno di avere due ex giocatrici nel mio staff che veramente mi stanno dando una grossa mano e a cui devo fare veramente i complimenti. Rachele Porcu in qualità di responsabile marketing e comunicazioni e Lucia Morsiani in qualità di team manager. Come è stato questo inizio di stagione con le prime uscite? No, sono contenta di questo inizio, sono contenta di quanta energia ci mettano le ragazze. Sicuramente ogni giorno è buono per migliorare qualcosa. La prima partita non è di quelle più facili, ma dobbiamo usare tutto questo tempo per creare una mentalità nuova, una mentalità vincente e dare il massimo in tutte le partite. Questo è quello che chiedo, indipendentemente dalla classifica o di chi c'è davanti a noi. Sui muri, nella sala qui di fianco, ci sono le magliette che hanno fatto la storia di questa squadra. C'è grande responsabilità, come insegnarla a chi è arrivato adesso nel gruppo? È una bella domanda perché, sai, non è tanto che alleno, ma io provo a trasmettere la mia passione e il mio modo di vedere la pallacanestro. Non è facile, bisogna adeguarsi anche alla persona che hai davanti, alla giocatrice che hai davanti e provargli a dire piano piano tante piccole cose che sistemando quelle si può sicuramente elevare il gioco di tutta la squadra. Al di là degli sforzi del fare gruppo, che cosa chiedi alla squadra quest'anno? Ma ripeto, quella mentalità vincente, non partire mai battute, non partire mai scoraggiate, non mollare mai, aggredire l'avversario, sia quando sei in attacco sia quando sei in difesa. È proprio, secondo me, deve esserci un click mentale in cui non ti senti mai inferiore a nessuno, poi puoi esserlo, ma bisogna sempre partire con aggressività. Presidente, si rinnova anche quest'anno la partnership con il Faenza Basket Project. Innanzitutto, che cos'è che vi piace di questa squadra? Beh, l'ha detto lei, partnership. Stiamo parlando di un percorso che facciamo assieme, non è essere sponsor, non è cercare visibilità, forse anche quello, ma soprattutto è fare un percorso insieme che sta diventando splendido. Lei viene dal mondo dello sport, lo possiamo dire tranquillamente, perché ha scelto la pallacanestro femminile? Non è tanto la pallacanestro femminile, noi ci impegniamo da sempre nella, purtroppo, quella che è ancora una battaglia, che non dovrebbe più esserlo, dovrebbe essere una normalità, cioè della parità di genere. Lo facciamo nel lavoro e lo facciamo molto volentieri e con piacere anche nello sport. Lo facciamo nella pallavolo, nel nuoto e quindi anche nel basket. Che cosa chiede alla squadra quest'anno? Perché comunque anche lo sponsor chiede qualcosa. Assolutamente sì.
L'anno scorso abbiamo chiesto una cosa che hanno realizzato al Cardiopalma, ma splendidamente, la salvezza. Quest'anno chiediamo ovviamente qualche gradino in più. È un campionato difficile, ci sono le classiche corazzate, però credo che sia una squadra davvero bella e con tanta voglia di vincere, quindi mi aspetto e spero che facciano davvero bene.